La tecnologia, non solo internet, ma anche la tecnologia prima, quindi la fotografia, il cinema, le imprese, eccetera, mi ha sempre fatto pensare, ad esempio, i miei nonni per me sono sempre stati nonni, cioè io li ho conosciuti a un'età da nonno, non ho mai identificato in loro quello che poteva essere un bambino, un ragazzo, un adolescente, eccetera, eccetera. Mentre nei miei genitori ho già visto qualche foto di quando erano piccoli, poi quando erano adolescenti, quando si sono sposati e poi così là. Quindi la tecnologia di questo tipo qua a me ha fatto capire che la vita non è ferma solo in un momento, ma è stata tante cose, no, per quella persona. E a me questa cosa qua mi ha sempre fatto pensare un po', no? Cioè che ai tempi dei miei nonni probabilmente era ancora peggio, nel senso che non si riuscivano a immaginare le altre persone in altre maniere. Questa registrazione del tempo sì, è di là, quindi la nostra esperienza che abbiamo dell'altro attraverso la documentazione. Tra l'altro su questa cosa qui, ad esempio, in senso negativo si sottolinea per esempio l'uso da parte degli adolescenti di TikTok, dove TikTok, diciamo, gli adolescenti ne fanno un uso molto da adolescenti, cioè un social media in cui non è che si metta in mostra questo grande acume, generalmente per come viene usato è molto sciocco, ma anche giusto che sia così. Siamo stati tutti sciocchi, esatto. Da adolescenti, ma loro non vedono come sono stati. Esatto, il punto è anche quello che si sottolinea, è una volta che l'adolescente diventa adulto, come si rapporta a quel tipo di manifestazioni registrate su TikTok che appunto le generazioni precedenti non dispongono, oppure può anche avere degli effetti non appunto, esatto, positivissimi. Oppure una cosa che si dice spesso è di non condividere foto dei bambini sui social. Questo è un problema, e questo errore commesso dai genitori di fare moltissime fotografie poi condivise dei bambini appena nati, e questo viene fatto senza il permesso, quindi è una violazione della privacy. Queste foto possono essere utilizzate per finalità pessime. Questi, vabbè, sono lati ovviamente negativi, però certamente c'è un'espansione degli archivi, potremmo dire, delle esperienze vissute, che probabilmente è ancora difficile tirare delle somme, però probabilmente incideranno molto sulla formazione personale, collettiva e via dicendo nel corso del tempo, oltre al fatto che avremo delle società, obsolescenza tecnologica permettendo, che avranno sempre più documenti sugli avvenimenti del passato. Una cosa che per esempio è affascinante e terribile al tempo stesso: la pandemia ha avuto un accumulo di informazioni, di notizie dal momento in cui è cominciata quella che è finita, che non ha precedenti nella storia. Anche uno storico, se volesse ricostruire, come messaggio WhatsApp dei capi di Stato, sì, che come documentazione, esatto, storica è una cosa anche difficilmente gestibile, perché è un mare magnum di dati, di informazioni.